Non abbiamo neanche un intro stupido stavolta. Ah, ho un'idea. Passami la bottiglia. Questa. Bacetti, spuogetti e tutti tosi e bentornati a un nuovissimo video di Gian e Brombe. Per l'esattezza, gli acquisti di settembre. Buffering. Acquisti succulenti, alcuni molto particolari che vi andremo a spiegare. Molto belli. Mi raccomando, state in hype anche per la fine. Abbiamo un piccolo annuncino che dobbiamo fare. E per un acquisto c'è anche una storiella da raccontarvi, uno story time. I nostri aneddoti. Stracarina, quindi rimanete fino alla fine, mi raccomando. Come di consueto, gran parte degli acquisti sono stati fatti alla nostra fumetteria del corazon, ovvero Banzai Padova. Come al solito, tutti i link in descrizione. Miglior fumetteria non c'è, ricordiamo che lo diciamo sempre col cuore, non perché lo diciamo forzatamente, perché ogni tanto è giusto ricordarlo, e lo scoprirete da soli solamente andandoci. Cominciamo subito con il numero 4 di Rohiro. Per chi ancora non lo sapesse, è il nuovissimo manga di Hiramoto, colui che ha creato Prison School. Quindi conosciamo Prison School, avevamo hype di questo manga e non vediamo l'ora, intanto che magari facciano l'anime anche del resto di Prison School, tipo. Che lo stiamo aspettando un po' tutti, ma anche Rohiro promette bene, quindi. Poi da Banzai, che mi ha fatto un bellissimo regalo, nel senso che c'era, finalmente l'ho trovata, ovvero di Monster Seiko. Di solito Sally eccetera si trovano più facilmente, però lei in effetti io non l'avevo quasi mai vista. Adesso ve la unbox e ve la faccio vedere quanto è carina. Questa è Brombe, detta anche Bo. No, a parte gli scherzi, è veramente stupenda. E appena riusciamo e recuperiamo sia Mike che Sally e li mettiamo tutti e tre insieme, super cute. Super bella. Proseguendo con il numero 14 di Dragon Ball Super. Non collezioniamo Super, ci fa anche schifo al cazzo un pochino Dragon Ball Super, detta proprio fuori dai denti. Perché abbiamo preso il numero 14? Perché il buon vecchio Beyond Gamer si dice, guarda, già nel volume, guardate che se voi andate a prendere il 14, c'è in omaggio un mini Shikishi di Toriyama. Quindi adesso noi andiamo a... Chissà se diventerà mai bello Super. No, si scherza. Il socio. Oh, guardate che bellina. Bellissima. Si incornicia o non si incornicia? Certo che si incornicia. Anche a massa. Retro blank, però. Molto, molto bellina. Leggermente spessa. Però bello. Ci sta. Meglio magari resiste nel tempo. Sì, esatto. Poi, sempre al Banzai, il Tankobon numero 29 di My Hero Academia. Se lo mette a fuoco, ecco. Adesso non lo stiamo continuando da un pochino, comunque noi continuiamo a collezionare il manga, però sicuramente la previsione c'è di continuarlo. Lo continuiamo, è uno dei prossimi sia anime che manga che vogliamo continuare. Quando ci metteremo un po' in pari anche tipo con One Piece eccetera, che adesso ci stanno togliendo un po' di tempo, anche Dragon Ball, che Brombe sta continuando Dragon Ball, quindi quando riusciamo un po' a metterci in pari con queste cose, magari diamo spazio a più anime o manga da continuare. Anche perché comunque in realtà il sottoscritto sta finirà stasera di leggere Chainsaw Man Scan, ovviamente. Poi appunto volevo cominciare Rohiro, cioè volevo dedicarmi almeno personalmente a manga che sto collezionando, che sono più corti, e dopo comunque riprendere anche quelli lì un po' più lunghi, quindi anche l'Attacco dei Giganti vorrei riprendere a leggere, appunto My Hero, compagnia bella. Tante robe. Questo arriva direttamente from Japan, ovvero l'action figure di Luffy della Dramatic Showcase. Se vi ricordate, vi avevamo già fatto vedere nei mesi precedenti che abbiamo anche già l'altro Luffy con anche Nami, che stiamo creando appunto la scenetta di Enies Lobby. Appunto noi avevamo già questo Luffy, avevamo Nami, se riesco a indicarla, e appunto vorremmo recuperare tutti per ricreare quella scena di Enies Lobby. Purtroppo ne abbiamo già tre, pian pianino le esatto. Prenderemo tutte. Dai. Adesso ve la unboxiamo. Eccola qui, ve. Molto molto bellina e fatta bene per essere così anche piccola, però è figo perché è molto ben dettagliata, sicuramente anche con tutti gli altri veramente farà una gran bella porca figura. Purtroppo essendo fuori produzione si sta facendo veramente fatica a trovarli anche a un prezzo
buono su... Sì, varrebbero magari un po' meno di quello che si trova adesso, però giustamente un momento così come Annie's Lobby è difficile trovarlo con queste figure, con tutti soprattutto. Esatto, quindi... esatto. Prossimamente le vedrete un po' tutte quante, le faremo vedere tutte assieme, esatto. Che belle che saranno. Per chi è un veterano dei video di acquisti del mese di Gianni Brombe sa che quasi mai manca lato vestire, nerd ovviamente, e... proprio fresco fresco, super recente, siamo andati come sempre a fare un giretto Pull & Bear, che ormai è il nostro negozio del cuore, e abbiamo trovato una super super cosa fighissima, ovvero questa bellissima felpa di Naruto. E se come sempre sapete che il dietro è il pezzo forte, vorrei dire che meraviglia. Oltretutto a me fa impazzire, a parte che sul cappuccio c'è, esatto, il logo della foglia, ma poi, cioè, no, l'altra, ecco, cioè volete mettere il logo della foglia, guarda che bello che è. Tra l'altro Gian sta benissimo con questa felpa, secondo me gli dona tantissimo, e il marrone, per chi se ne intende un po', è il colore di quest'inverno, quindi abbiamo fatto 100. Continuando poi sempre col discorso di prima di manga che stiamo seguendo, con ben 3 numeri di Shaman King, ovvero il numero 5, il numero 6 e, siccome siamo stronzi, il numero 13, perché è appena uscito, allora volevamo evitare di perderlo, come c'era già capitato col 5, che a una certa non si trovava più. Esatto, prendiamo i numeri che escono più quelli che poi mancano più o meno. Esatto. Siamo arrivati, diciamo, al pezzo forte di questo mese, secondo me, più che altro per la storia dietro. Per chi era su Instagram sa già di cosa stiamo per raccontare, però per chi è appena arrivato dovete sapere che siamo stati a Gardaland, io e Gian, e di solito c'è questa tradizione, diciamo, di provare a vincere uno dei pupazzi che ci sono lì nelle bancarelle. Per chi non conosce Gardaland, oltre alle giostre ci sono delle bancarelle magnifiche di bellissimi pupazzi, e quest'anno c'erano Pikachu gigante e Snorlax. Ovviamente Brombe è Snorlax perché mangia e dorme, anche se Pikachu ovviamente mi è dispiaciuto lasciarlo lì, però vabbè, era bello anche Snorlax. E quindi eravamo lì, dai, proviamo, però le altre volte ci hanno sempre spennato, perché c'è, ogni tentativo costa soldi. Ci siamo portati a casa l'alpaca, non so se riesco a farla vedere. Vabbè, è là che sta morendo. Si sta morendo, vabbè, abbiamo portato a casa l'alpaca, però dopo non abbiamo mai più vinto. Più che altro ci sono diverse tipologie di giochi. Sì, esatto, esatto. Sono tutti, diverse bancarelle. Sono tutti ovviamente per spillarti soldi, perché sono strutturati in modo tale che siano così. Però no? se sei fortunato, se capisci, puoi vincere. Adesso intanto ve lo faccio vedere e dopo vi raccontiamo, così sta qua in compagnia con noi. Eccolo, brava. Ma che bello che è. Direi che comunque ne valeva il tentativo, cioè è enorme, non so se in confronto a Brombe. Sì, il classico confronto con Brombe. E beh, racconta tu, dai, il resto della storia. Nulla, praticamente stavamo girando su TikTok una sera prima di andare a Gardaland e c'era questo qua che diceva: ragazzi, avete presente quel gioco con le palline che dovete buttare nel secchio di Gardaland? Ecco, io ho il trucco per vincere. Anche perché ovviamente dopo ci sono riuscito, quindi com'è? Ha detto: ascolta, l'ha fatto vedere su TikTok, basta prenderlo di lato. Brombe, quando andiamo a Gardaland, provo, vaffanculo, voglio vedere se non arrivo a casa con quello. Insomma, passiamo davanti e guardo. Poi giriamo e vediamo i tizi che hanno sia Pikachu che Snorlax. Se non ne vediamo Pikachu. Non ne vediamo uno. Allora, ho fermato ben 2 passanti. Uno è stato bello perché... vabbè, dai, non importa. Abbiamo fermato un altro, guarda, prova. Io ho provato mirando sopra. Allora, perché questo qua su TikTok diceva mira il bordo fuori, mentre questo diceva mira il sopra all'interno. Sembrava facilissimo, in realtà la palla rimbalzava sempre fuori. Esatto. E tu dovevi fare 2 canestri, neanche, scusa, non la... di seguito. 2 canestri di seguito, non uno, quindi era molto difficile, perché tipo facevi male il primo tentativo, poi sbagliavi il secondo, a posto, li ricominci. E quindi no, siamo arrivati lì e ho messo appunto 10 euro per 5 tentativi. Brombera là che... ma no, io veramente sudava, stavo morendo. E quindi ok, ho detto ok, miriamo al bordo a destra. Buon fuori, buon fuori. E Brombe, ma prova, ma quindi? È stato bello perché ero arrivato appunto al quarto tentativo. No, sono arrivato al terzo tentativo, perché ne mancavano 2, il quarto e il quinto.
No, ma intendevo come tentativo, intendo due lanci. Ah, ok, ok. Quindi avevo già fatto alla fine della fiera già 8 lanci e tutti a vuoto. Insomma, Brombella, ma prova. Insomma, tra me e me dico adesso vaffanculo, riprovo in alto. Erano gli ultimi due tentativi, gli ultimi due lanci del quinto tentativo, quindi l'ultimo. Boom. Dentro. Canestro, la prima volta, tipo, oddio. E io, sì, vabbè, dai, ok, va bene, fortuna, adesso tanto sbaglia, adesso va la mettiamo via. Anch'io ho detto, tanto adesso va fuori, lancio, va dentro. Il signore ha vinto! Va boato, cose, casino, ma... felicissimi. Ma... ecco, che pupazzo vuoi? Snorlax, dammi, sì. Snorlax! Non ho neanche fatto il tempo a dirlo che guarda, anche perché io mi stavo proprio atteggiando. Trovata. So ragazzi, è come fa. No! Quindi in realtà ci siamo portati a casa un pupazzo così grande a 10 euro. Sì, esatto. Direi che li vale, molto bello, fatto bene. Ora faccio un giro su se stesso. L'unica cosa un po' così è che dentro è tutto polistirolo, non è sì. uno di quei pupazzi morbidissimi. Però in effetti messo così fa un figurone, sì, secondo esatto. me. Meglio di altri pupazzi, quindi niente, questo è lo story time di Snorlax e niente, vinto. Cioè vinto, però pagato, quindi è un acquisto del mese. Passiamo poi a un acquisto parecchio particolare, ringraziando tantissimo il Banzai, il Bonzo, che lui fa magie sostanzialmente come secondo lavoro, ma anche nel primo, ed è riuscito a trovarmi, nonostante sia sold out praticamente ovunque, il primo numero di Alice in Borderland, manga che non è tanto conosciuto, però ogni volta è sold out chissà come mai un po' dappertutto. Tra l'altro non è neanche della Panini, della Planet Manga o comunque Star Shop, Star Comics, ma è della Flashbook, una casa che non ho neanche mai sentito. Ed è finissimo anche sì, rispetto agli altri, molto fino. Molto anche fino, ma comunque quindi occupa niente in libreria, quindi al bacio. Abbiamo visto la serie su Netflix, in realtà come consigliata, ovviamente. Consigliata, infatti noi ci siamo innamorati tantissimo della serie. E infatti dopo ho indagato, scoprendo che era ispirato a un manga, e sono andato a cercare, e quindi a malincuore dopo ho scoperto che il manga era stato fatto anni fa e che appunto ormai è introvabile. Il Bonzo mi ha detto: "Ora proverò", ma questo ancora tempo fa. E il Bonzo c'è riuscito, quindi adesso non vediamo l'ora di leggerlo. Poi eventualmente, se si riesce, recuperare anche il resto del manga. Poi, questo super bellissimo acquisto, affezionatissimo, Naruto che mangia però rame. Limited edition. Bellissimo, e ve lo unboxo subito perché merita. Brombe. Eccolo qua. Guardate che carino, gambe che incrociate, bello. Bellissimo. Secondo me stra originale, e si aggiunge alla miriade di pop che abbiamo già di Naruto, però questo secondo me è stupendo. Guardate che mangia il rame. Tra l'altro, piccola super nota. Bello. E sta seduto, ovviamente. Sì, sì, beh. Cioè, ha lo spiegge di stallo, vabbè, però bello seduto. Tra l'altro, sia la scatola di pop, la scatola di Naruto e di Boo non avevano la frasetta come le altre che avevamo fatto esatto, vedere. Esatto, quindi non ve le abbiamo dette e fatte vedere per quello. Passiamo poi, secondo me, un altro pezzo forte del mese. Però, regia, musica, grazie. Siamo pronti a presentarvi niente po' di meno che il model kit del generale Franky. Mamma mia, che bestia. Già la scatola, ragazzi, promette molto bene. Noi l'abbiamo già montato, adesso ve lo facciamo. Gian l'ha montato. Bisogna dare il merito a chi è giusto. Tra l'altro, totali 8 ore di montaggio, super giù, ma ormai i model kit si sa che ti impiegano questo come ore di costruzione. Ma tanto a te piace, quindi. Sì, sì, no, mi fa impazzire perché mi ricordano i Lego, quindi a voglia. Lo fa volentieri, mettiamola così. Madonna, costruirei. Uno qui non piace farlo, sarebbe un po' un problema. Potessi lo fare come lavoro, ma non indugiamo oltre. Facciamo vedere in tutto il suo splendore. Esatto. Sbam! Adesso. Mamma mia. Noi l'avevamo già messo in posa super, però vedete che purtroppo non ci sta più di tanto, infatti lo sto tenendo io. Adesso lo portiamo diciamo un che po'. Il piedistallo secondo lascia me un po', lascia un po' a desiderare. No, terrebbe su Luffy, ma non sicuramente lui, sì, cioè esatto. È troppo piccolo in confronto. Cioè ecco, se lo metti dritto, però è un peccato perché
la posa la puoi fare, ma non sostiene giustamente il peso solo da una parte, no, perché non è calibrato come piedistallo. Lo vedrete meglio nel dettaglio, ma non è un peccato, anche perché sì. I piedi non poggiano completamente per terra, sì, è un po' sospeso tipo in aria. Esatto, anche perché senza piedistallo non può stare, lo diciamo proprio, non ci riesce a stare, perché il peso sulla schiena, sta roba qua, che non lo permette di stare in piedi, purtroppo. Infatti è in posa super appoggiato alla vetrina, che non si nota più di tanto, però è figo perché almeno è messo in posa super. Che dire di questo model kit? È veramente figo, ma al di là dei dettagli, che sono veramente spaziali, la parte delle dita completamente snodabili, uno può metterle come cavolo vuole. La possibilità anche di vi facciamo vedere, perché questo model kit ha diversi extra in realtà. Primo fra tutti, appunto, potete mettergli la sua katana. Se non la utilizzate, basta semplicemente staccare la lama e lui se la mette qua sulla schiena ed è solo che è contento il best qua. Quindi fa il suo stile, effettivamente. Ma ha altri pezzi, tra cui questi che insomma adesso li faccio vedere smontati, a questo, perché volendo, se uno lo smonta, può costruire sia la moto, ok, oppure il carro armatino, quindi anche il cingolato che ha sulla schiena può essere trasformato nel suo carro armatino, quindi avete tre model kit in uno. È veramente veramente figo, oltre a tutto il resto, oltre al fatto che è Franky. E anche la qualità prezzo, proprio per il fatto che lo si può mettere in tre pose completamente diverse, per le dimensioni e la qualità, è davvero ottimo. Sì. Questo è stato un super acquisto. Sì. Anche perché una cosa bella dei model kit, a parte magari rari casi, cioè messi lì non sembrano neanche una roba costruita, cioè sembrano proprio delle vere e proprie figure. Infatti. Ed è una cosa che a me sinceramente fa molto impazzire, perché di model kit ne abbiamo già qualcun altro, però questo qua di Franky mi aveva sempre fatto impazzire. Se metterà vicino anche il resto di model kit che abbiamo di One Piece, nel futuro ne vedrete degli altri. Immancabile ormai da qualche mese, un po' di Naruto Color, sempre in edicola, e ora vi mostro le copertine e i numeri. Siamo arrivati fino al 39 per il momento. Esatto. In edicola perché, ricordiamo, purtroppo in fumetteria non si sa come mai non le vogliono vendere, gli fa schifo. È stato carino tornare in edicola però, sì, ogni quello settimana, sì, quello a prendere un numero. Allora, questo è il numero 35, personalmente mi piace un sacco questa copertina. Il numero 36, il numero 37, il numero 38, immancabile viola che già non c'è sempre negli ultimi numeri. Perché il verde no? Beh, sì, verde, cioè, verde e viola. Solo tra questi ce ne sono già due verdi. Sì, infatti, cioè, so, come al solito, guardate, vedi là. Non esistono altri colori. Mi piace il verde e il viola. Ultimo, ma non ultimo, il 39. La collezione sta prendendo grande, grande forma. Infatti potete notare lì in alto hype per finirlo. Eh sì. E anche perché, come abbiamo già accennato precedentemente, i colori sono fantastici. Questa edizione secondo noi è veramente forse la migliore color che potevano fare, mm-hmm, sia per i disegni sia per i colori. Quindi ve la consigliamo, è che adesso è un po' difficile trovare soprattutto i primi numeri, però se avete occasione, magari siete fan, su eBay magari trovate qualcosa. Pagina a caso. Esatto. È tanta roba. Per concludere, una ciliegina, se così si può dire, ovvero il numero 64 di Naruto. E quindi, quindi, anche perché tutto Naruto ce l'ho già, il punto è che è serie nera, ragazzi, quindi prima stampa. E già si è illuminato quando l'ha vista. Ma ho trovato totalmente a caso, anche perché di serie nera mi mancavano il 64, 65, poi dall'1 al 29. Sì, praticamente i primi 30 numeri e poi questi 64 e 65 li buttati così. Cioè, vedete tutto il nero e vedete 64 e 65 come degli stronzi là. E quindi appena ho visto 64, Gian, quando è entrato in fumetteria praticamente c'era il 64 in fondo che lo guardava, e lui pian pianino è stato chiamato, è arrivato e si è illuminato, ha visto il 64, mio, lo compro subito. Immediatamente. Quindi siamo contenti, uno su due intanto fatto fuori, speriamo di trovare anche 65 e magari tutti i primi 30. Ma un giorno. Ragazzi, anche questo mese
gli acquisti purtroppo sono giunti al termine, ma vi facciamo l'annuncio che vi dovevamo fare. Esatto. Ci duole un po' farvi questo annuncio, ovvero purtroppo gli acquisti del mese d'ora in avanti non saranno più regolari ogni mese. Perché? Per due motivi sostanzialmente. Allora, il primo, come avevamo già accennato anche nel video di un anno di Gianne Brombe, purtroppo entrambi a distanza di poco abbiamo perso il lavoro. Fortunatamente ne abbiamo già trovato un altro, ma più tu diciamo, sì, io ho trovato una piccola cosa, ma non è ancora una cosa conclusa. Di conseguenza comunque abbiamo anche diversi progetti futuri, quindi comunque andiamo a risparmio. Ma andiamo a risparmio tanto anche perché, e qua finalmente possiamo dirvelo ufficialmente più o meno per modo di dire. Ecco, grazie calzini belli. Esatto. In primavera Gianne Brombe andranno finalmente in Giappone. Musichetta, vocina di sottofondo. Sempre se, perché dovevamo andarci in realtà a fine di questo ottobre, ma causa Covid e altre cagate è stato appunto rimandato a primavera dell'anno prossimo. Per fortuna, perché appunto con questa situazione che avevamo del lavoro non era sicuramente il massimo. No, assolutamente. E quindi stiamo mettendo via i soldi anche per quello, perché lo diciamo già adesso, quando torneremo dal Giappone faremo un video i mega acquisti dal Giappone. Ma non faremo due parti probabilmente. Probabilmente, perché non avremo minimo, anche perché non ci saranno solo acquisti nerd, ma acquisti di ogni roba dal Giappone. Sì. Quindi poi ci sarà un video dedicato dove racconteremo del Giappone. Sì. Cioè, sappiate, cioè, che preparatevi. Probabilmente il canale di Gianne Brombe per un anno diventerà Giappone. No, dai, però preparatevi. Quindi diciamo adesso che è una cosa risparmio più anche tutto il discorso del Giappone, e comunque in realtà non starete tanto senza i video degli acquisti, perché adesso ci sarà imminente il compleanno di Gian, poi ci sarà Lucca Comics, poi ci sarà Natale, che per carità magari andremo sicuramente al risparmio a Natale, ve lo diciamo già, però qualcosa ci sarà. Magari saranno più i mesi prima del Giappone, quindi gennaio, febbraio, marzo. Sì, diciamo che a me sinceramente piacerebbe, se si riesce, fare almeno un anno degli acquisti in mese, perché a gennaio sarebbe un anno degli acquisti in mese. Esatto, in caso sì. Però ci insomma si organizza in qualche modo, faremo sicuramente qualcosa in occasione. Però di base mancheranno in quei momenti dei video. Siccome Brombe l'ha citato, infatti volevo dirlo anch'io come discorso, siccome appunto a novembre, fine ottobre comunque andremo a Lucca Comics, comunque l'abbiamo già detto anche nelle Nerd News, prossimo acquisti del mese, il prossimo Nerd News avranno dei ritardi, cioè non usciranno i primi giorni del mese, ovviamente per ovvi motivi. Portate pazienza, ma tra montaggio e comunque registrazione delle riprese e tutto quanto, quindi ve lo diciamo già in anticipo, però usciranno, quindi state sicuramente in hype. Concludendo, Tosi, speriamo che il video vi sia piaciuto, che gli acquisti vi siano piaciuti, mi raccomando, sempre l'acquisto più preferito, quello che vi è piaciuto di più, quello che avete comprato voi questo mese, quello che pensate degli acquisti sotto i commenti. Tutto, ah. E soprattutto mi sono tiratissimo, no. Ecco, ci vediamo in ospedale. Soprattutto se il video vi è piaciuto, lasciate un like di supporto, condividetelo con i vostri amici, non siate timidi. E mi raccomando, seguiteci come al solito su tutti i nostri social, qui Instagram per rimanere sempre aggiornati con tutte le news. Cioè, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, siete delle persone. Siamo quasi a 300, quindi mi raccomando, aiutateci a arrivare a 100, quindi iscrivetevi, ormai siamo lì. Ma soprattutto mi raccomando, seguiteci anche su TikTok. Su TikTok facciamo dei contenuti exclusive only for TikTok, quindi ragazzi, consiglio di aspettare. Cercatevelo, iscriveteci, solo Gianne Brombe. Dai, così, bacetti e bacetti.